Il 10 maggio è il 90° compleanno della Maglia Rosa ed è anche il giorno in cui da Biella parte la terza tappa del Giro d'Italia 2021. Un'occasione importante per la città, che si veste di rosa e organizza una serie di iniziative che andranno avanti fino alla fatidica data del 10 di maggio. Il tutto senza mai perdere di vista l'obiettivo principale, che è la sicurezza di partecipanti e spettatori. Abbiamo intervistato il vice sindaco e assessore allo sport del comune di Biella, Giacomo Moscarola, che ci ha illustrato cosa avverrà nelle prossime settimane. Ecco cosa ci ha detto. Le iniziative collaterali della tappa, terza tappa del Giro d'Italia che avrà luogo con partenza da Biella il 10 maggio sono moltissime. Il 2 maggio avremo un ospite d'eccezione, ovvero una penna degli Alpini alta 14 metri in piazza del Duomo, dove avremo proprio la partenza della tappa del Giro d'Italia. Nel weekend di gara, quindi il sabato e la domenica, ci saranno molte iniziative per quanto riguarda proprio il ciclismo, quindi una cicloturistica da Biella Europa, per ricordare l'impresa di Marco Pantani del 1999, quando gli cadde la catena, scalò e andò a vincere da solo quella tappa. Poi abbiamo una gincana per i bambini ai Giardini Zumaglini, abbiamo una gara di giovanissimi, quindi da 7 a 12 anni, per le vie della città e una pedalata rosa tra le vie cittadine. In più, nel weekend della gara e nel weekend prima, avremo lungo Via Italia posizionati degli stand dove ci sarà la possibilità per gli appassionati di fare un selfie con la bicicletta originale di Pantani. Per quanto riguarda la sicurezza, il contatto con la prefettura, la questura è costante. La nostra polizia municipale ha già fatto varie riunioni con questi attori proprio per cercare di limitare il più possibile l'assembramento. Speriamo che sia una giornata di festa e non ci siano particolari problemi d'ordine pubblico. Un invito alla gente di venire a vedere sì la gara, ma stando distanziati e rispettando tutte le norme che ci saranno quando ci sarà la gara, ovvero il 10 maggio. Le norme potrebbero variare, infatti anche tutte le manifestazioni che abbiamo predefinito potranno saltare o potranno essere confermate in base alle norme che ci saranno in vigore. Il 10 di maggio sarà il 90° compleanno della Maglia Rosa, quindi ci aspettiamo un'attenzione mediatica sulla nostra città da tutto il mondo. Il Giro d'Italia porta sicuramente una visibilità. Le telecamere della RAI faranno vedere Biella in lungo e in largo. Ci aspettiamo che sia una cartolina sia per quel giorno lì, sia per le giornate future, perché il biellese ha tanto bisogno di persone che vengano dal di fuori per vedere le nostre bellezze. E attraverso lo sport, attraverso il ciclismo, attraverso i rally, attraverso una serie di altre manifestazioni, stiamo facendo in modo che dal di fuori arrivino le persone a Biella per vedere le nostre bellezze, il Battistero, Oropa, Piazza Duomo, il Risciato di Candelo e tantissime altre.